Pianura Padana, attaccato a Crema vicino a Lodi, 40 km dal centro di Milano, alle porte del comune di Bagnolo Cremasco, 5.000 abitanti, compie 5 anni il Luna Parking, un parcheggio dell'amore dove le coppie in auto possono trovare privacy e spazio in uno dei 38 box a cielo aperto accessibili con ingresso automatico 24 ore al giorno. Marco Donarini è l'inventore del Luna Parking. È arrivata dall'idea di fare un lavoro un po' diverso, visto che avevo smesso col lavoro precedente. Ha pensato a un parcheggio dell'amore immaginando come target quello dei ragazzi giovani oppure le coppie in genere, per esempio anche coppie clandestine, coppie particolarmente trasgressive? Diciamo che c'è un 50% di coppie giovani e un 50% di coppie non più giovani che frequentano il posto. È aperto 24 ore su 24, c'è un ingresso che va da un prezzo minimo di 5 euro per un'ora, 8 euro per 2 ore, 10 euro senza limiti di tempo. Quanto fattura alla fine un posto così? Pochi soldi. Pochi soldi perché non siamo in un centro grosso, per cui il bacino d'utenza è quello che è. Quanto hai investito per aprirlo? Ho investito 400.000 euro, escluso il terreno che era già di mia proprietà. In quanto è riuscito ad andare a pari? Sto ancora aspettando. 150 euro al giorno li fa? Sì, grosso modo. Altrettanto grosso modo vuol dire 4.000 euro al mese? Sì. Il paese come ha reagito? Il paese ha reagito una parte bene, una parte non bene. Per me! Dai, gioca! Vuoi andare? Scusa, c'hai i soldi da spendere, io all'età, giochi da adesso non andavo da fare. Tu vuole andare, ma? Altri tempi, non si andava. I maniaci, per quella gente lì, vuole essere un altro. Parcheggio dell'amore, scherzi, oh, di onore. Io sentivo a livello di bar le persone su una certa età che non era molto d'accordo questa... Però poi la cosa è partita, ma sinceramente non ho più sentito dire niente, né se lavoro, se non lavoro. C'era paura che sicuramente portavano le prostitute o facevano qualche giro, invece è stato monitorato bene dai carabinieri e tutto, e a quanto pare sta andando abbastanza bene. Ed è pulito? Sì, sì, non c'è stato nessun giro di droghe, di prostitute intorno, e poi che sia frequentato anche da vecchi o giovani, noi sappiamo che comunque tante coppie giovani vanno lì anche per essere sicuro. C'è stato un po' di problemi con la chiesa, con il prete di allora, che aveva fatto una veglia di preghiera in riparazione dei peccati che si sarebbero commessi in questo posto, però adesso è tutto tranquillo, insomma. Salve, Don Mario? Sì. Siamo due giornalisti, possiamo farle un paio di domande? Che cosa? Sul Luna Parking. Ma non ne so nulla. Ma può uscire un secondo solo? Non ne so nulla, io sono impegnato in questo momento. Non ne sa nulla? No. Ma sa se è frequentato? Non so nulla. Quanti peccati si commettono in media al giorno qua dentro? Abbastanza, qualcheduno si commette. La media un 25 al giorno, senza contare le doppiette. Senta, ci racconta qualche aneddoto? Due o tre cose curiose che le sono capitate in questi anni? La più divertente è successa in piena estate, in cui è arrivato un signore parecchio su di età, con una Ford Fiesta modello vecchio, con giù i finestrini, già tutto rosso e sudato, che voleva entrare con ste ragazzetta qua, e vabbè, ho preso la scusa che dovevo chiudere e andare a casa a mangiare perché temevo che mi morisse di infarto, vista la temperatura, ok. E poi scherzosamente, parlando con i carabinieri, mi hanno detto: guarda che se muore un anziano non ci chiamare, smaltiscilo nel canale Vacchelli, butta via il corpo. È stata una sera uno che probabilmente pensava se fosse qua la moglie, ha fatto un po' di casino, voleva entrare, io ho detto di no. Cioè, volevo entrare a vedere a piedi, guardare, guarda, se vuoi stai lì fuori, se vedi che esce la becchi, però venire qua e spostare le tende e guardare chi c'è dentro, non se ne fa niente. Mi è capitato di vedere arrivare qua una ragazza completamente nuda, ero fuori qua che fumava una sigaretta, arriva ste ragazzetto qua, va in bagno, esce e si è fermato a fare quattro chiacchiere. Dopo un attimo sentiamo il rumore dei tacchi, erano entrambi abbastanza belli bevutelli, e lei si è presentata, è arrivata da qua completamente nuda. Lui l'ha vista, l'ha presa sotto braccio e l'ha portata al bordo. Un piccolo business per una persona, un angolo di intimità per molte, chissà quante storie umane, un crogiolo di attimi fuggenti. Poi basta uscire dai box, le strade tornano uguali, piatte, anonime, come la campagna che sembra tutta identica. La metropoli è sufficientemente lontana.